Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Razzman Evengo Galaxy Big Bang. Siamo nel passato e qui ci sono alcuni legendary gate importanti da affrontare. Però prima non voglio fare questo qui alla Raimon perché non mi ispira molto. Voglio farne uno che si trova al parchetto dopo il centro. Anche qui ce n'è uno abbastanza interessante. In realtà no, non so di cosa si tratti, non ho idea di quale squadra affronteremo. Però possiamo iniziare e vedremo insomma oggi chi andremo ad affrontare. Raimon Chu contro Genesis. Bello! Il tuo calcio deve scomparire, così come la tua terribile faccia. Stai zitto, Iroto! Questa faccia un giorno piacerà a una donna. E infatti se l'è pure sposata. Allora. Sembra una scimmietta, Mark. Io non so più che pensare. Noi siamo a livello 40, loro 60. 46, quanto siamo? 46, loro stanno a 60. Io avrei un po' di timore, eh. Insomma... E poi Iroto in realtà si chiamerebbe Gran qui. Ryusei Blade. Ah, anche Supernova. Accidenti. Astro Break. Ganymede Proton. Insomma, ragazzi, hanno tecniche che fanno paura. Wormhole e Shuto Pocketto. Shuto Pocketto? Ah, ok. Bene. Cos'è successo? Ah, Axel ha lo spirito! Ok. Me la faccio tutta quanta con lui? Me la faccio tutta quanta con Axel, allora. Ok. Certo, però. Se potessi evitare di essere fermato da ogni singolo giocatore dell'Alius, io... Poi della Genesis, più che dell'Alius. Sì, vabbè. Sono la squadra definitiva dell'Alius, però... È la Genesis, non è proprio l'Alius che conosciamo. Ok, che tiro abbiamo? 90 di potenza, aia. Mi rimane poco. Bakunetsu Storm! Buono, non lo parerà mai nella vita. Mai. Sì, vabbè. Neanche ci prova, dice vabbè, tanto sono morto, è uguale. Perfetto. Oh, a questo punto fatemi un attimo vedere bene. Loro passeranno la palla a lui. Scusami, troppo vicino. Vabbè. Ok, a questo punto non posso andare in armatura. Va bene. Non c'è problema se non posso... C'è un problema. Mi supera. Il problema è che mi supera. Però non Sean. Ice Grando. E ciao, tanti cari saluti. Raffreddi i tuoi bollenti spiriti. No, l'ho appostata subito a Bobby. Che fregatura. Oh, brava Victoria. Quasi mi dispiace ora passarla a Bobby. Ma niente, già ho fatto. Mio Dio. Aiuto. No. Ah, non te l'aspettavi? E invece eccomi. Per Sean. Per tirare. Ok. Ruffreggendo. Richiamo del lupo. Au! Niente, questo lo para. Vabbè, lo para. Shoot. Non lo para! Sean! Ti sto rivalutando, Sean Frost, eh? Stai molto attento. Un momento, quindi. Io ho Sean Frost. Ma questo è lo Sean Frost che ho io in squadra? Perché se era così a saperlo, gli risvegliavo lo spirito. Così ce l'aveva anche lui, già bello attivato. Forse. A meno che questo Axel qui non ha lo spirito per fare tormenta di fuoco. Il che potrebbe anche essere. Perché dalla The Nazum Eleven Go in poi tormenta di fuoco si fa solo con lo spirito di cui non ricordo il nome perché ho la testa bacata. Quindi... Ok, ora si è finito lo spirito.
È bello che non facciano più l'animazione di lui che si accascia a terra, che muore, perché non ha più lo spirito. Non è che ti è morta una parte del corpo, eh. Quindi è anche giusto. Bene, bene, bene. Perché poi quando sei tu che lo disattivi, fanno un'animazione normale, aiuto. Io ho sempre paura di questi. Ah, a questo punto potrei fare Inazuma Break, non fai Art Tornado. Vai. Bella sua tecnica, è un po' che non la vedevo. Inazuma Break! Potente. Potente da far paura. E che ci fanno questi col livello 60 se fanno schifo? Che ci fanno? Che ci fanno col livello 60? Fanno schifo al cavolo! Sono deboli, ragazzi, è inutile, ho vinto, lasciamo perdere, cioè, dai, è inutile anche provarci. Fatevi da parte proprio, siamo solo a metà del primo tempo. Ok, niente, mi superano, non fa nulla, non fa nulla. Vittoria! Con te abbiamo Zatafu. Vai, la tua tecnica peculiare. Zatafu! Insomma, non male, non male. Ok. No, no, niente. Oh, invece sì. Possiamo ancora recuperare. Nah. C'era Eric Eagle. Era tanto che non lo vedevo. Però attenzione, Mark. Dato che la sua testata in Azuma è anche una tecnica di blocco, usala per fermare gli avversari. Ah no, però è un tiro che può anche. È un tiro B che può anche bloccare la palla, non che è una tecnica difensiva. C'è una grande differenza. Vabbè, dai. Non importa. 4-0. Proprio guardate, mi godo la scena. Ah. E uno, e due, e tre. Che goduria. Wamuhoro! Pieno sui denti. Continuiamo. Ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di fermarli. Se non ci riusciamo, ci pensano i centrocampisti. Vittoria con Torre Inespugnabile! E poi sembra quasi la Torre di Pisa. Sembra, non è che. Vediamo un po' se la blocchiamo. No. Ah, però c'era Eric. Cavolo, ragazzi, voglio passare la palla ad Eric. Oddio, qual era la tecnica sua? Ah, spinning cut, ok. Eric. Vai. Vediamo un po'. Fusion Ball, perfetto. Così lo superiamo e possiamo anche tirare. Perfetto. Ah, fine primo tempo. Vabbè, c'è ancora il secondo tempo, Eric. Non ti preoccupare. Ragazzi, sono veramente euforico. Ma dico, stanno al 60, cavolo, ci faranno a fettine, invece sono delle schiappe. Ah, potevo fermarla perché si è ricaricato. Va bene, vediamo un po' con te. Kogure. Ah, turbina rotante! È una turbina. Beh, non può fare altro che ruotare. Ma che liscio, che liscio. Eric. Cosa? Ma perché è stupido? Perché è stupido? Non è che è andata bene, eh. Ti è andata molto bene, sappilo, donna. Ah, lei si chiama Qyburn, è vero. Molto simile il nome giapponese. Anzi, mi sa che per quelli inglesi hanno usato quelli giapponesi, che comunque sia erano abbastanza normali.
per il nome d'alieno. Tranne lei che si chiama Olvida, ma va bene. Goodosmer, buon profumo e ti addormenti. Ciao, buonanotte! Eric, Eric, per favore! Oh, che goduria! Quanto è bello! Quanto è bello quando riesci a passare e poi a tirare. Io dovrei rivedere le mie scelte di vita. Perché Eric senza tiro non deve esistere in Inazuma Eleven. Non dico debba avere volo della Fenice o tiro di Pegaso, ma anche un tiro ciofeca andrebbe bene, eh. Guarda un po', te la metto all'angolo. Non ce la fai, non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva! Non ci arrivava! Non è possibile! Non è possibile! È un super portiere! Si allunga! Vai! Torre in spugna! Niente! Sto cavolo! Cosen Boru! Non gomma, non la bolla! E vai, Mark! Vai! No, allora, fermi tutti. Jude Sharp ha una tecnica che gli è stata tramandata da Ray Dark in persona, che è Shin Illusion Ball. E può ancora farne un'altra, sperando che poi abbia un... No, no, ma dai. Stavo per dire sperando che abbia un tiro potente poi. E invece no, mi ha deluso. Vai, Tom, profumati. Buon odorino! E dormi, brava bambina. A questo punto passiamo a niente? Niente. Ragazzi, è difficile. Attenzione però! Jack Warside! La diga? Ah no, Zawar, niente. Pensavo facesse la diga. Ok, allora a questo punto tu corri. Bravo, bravo, corri. E tira. Bravissimo, Jude. Beh, io direi che Pinguinozzo Imperatore si deve lasciar ammirare in tutto. Bella così. Kote Penguin. Nigo! Shoot pochetto. Ah! La partita è quasi giunta al termine. Siamo agli sgoccioli. La palla viene rubata da Axel, che cerca un contrasto e niente, non lo trova, quindi non ruba un bel niente. Victoria Secrets, niente, anche lei ha finito i punti potenza e quindi forse niente, neanche lei ce la fa. Jude Sharp, che è appena reduce da un super gol ma non ha tecniche per bloccare l'avversario, fa una figura pessima. Allora resta un'ultima speranza. Harley Kane, che ruba palla con spinning cut. Oh yeah! Ce l'abbiamo fatta, gente. La passa così a Bobby Shearer, che va in avanti, si porta avanti palla al piede. Tenta un'azione con Illusion Ball, anche lui ha imparato questa tecnica da Ray Dark, probabilmente, oppure copia Jude, che è la cosa più logica. E niente, Illusion Ball fallisce con un semplice blocco da parte della montagna della Genesis, ma la partita si conclude qui. L'arbitro dice che è ora di mandare tutti quanti sotto le docce e la Raimon si porta a casa un risultato di 5-0. Signori, eccovi la telecronaca degli ultimi 5 minuti di partita. Wow, sei stato bravo, Endokun. Lui non risponde, dice, certo è vero, è la verità, perché dovrei anche risponderti. Attenzione, ma questo è Tachimukai.
Mugenza Hando! E beh, allora certo. Attenzione, ho trovato Last Death Zone. L'ultima zona micidiale, wow. La userò allora sicuramente su qualcuno. Va bene Cucci, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E nel prossimo episodio di Nazume Eleven Go Galaxy credo proprio che farò un reclutamento. Devo ancora decidere chi reclutare, ma penso che farò un reclutamento. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!